Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione! Happy birthday! Danilo da Silva, Danilo, 31 anni oggi, il difensore della Juventus più sottovalutato degli ultimi anni. È arrivato in sordina, piano piano si è fatto strada, è cresciuto, è diventato sempre più leader, ma soprattutto con i diversi allenatori che ha avuto in questi anni si è fatto trovare pronto ed è andato a coprire ogni tipo di posizione, quando c'era bisogno a destra, quando c'era bisogno al centro, quando c'era bisogno davanti alla difesa, quando c'era bisogno nel centro-sinistra, ha fatto un po' di tutto. Giocatore duttile, giocatore serio, giocatore brasiliano, ma nell'animo europeo. È il classico brasiliano europeo. Tantissimi auguri di buon compleanno a Danilo che rimane con noi perché c'è bisogno. I movimenti non solo della Juventus, ma del mercato di quest'estate sono difensivi, c'è grande, 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 infinita circolazione di difensori. E allora, a proposito di difensori, sentiamo quello che avete commentato voi ieri sulla situazione di De Ligt, se tenerlo o mandarlo via, o meglio, se cercare di convincerlo a restare o se cedere alle lusinghe che sta ricevendo dal Bayern Monaco per andare nella squadra tedesca. Iscrivetevi al canale, like al video se vi va e naturalmente valanga di commenti per la voce elettronica che altrimenti non lavora. L'ho sentita un po' fiacca ultimamente. Sentiamo se legge qualche messaggio vostro sulla situazione ieri, del video di ieri di De Ligt. Sentiamo. Zuliani, buongiorno, buonasera, buona giornata a tutti quelli che seguono il suo canale e che tramite me possono dire la loro. Partiamo quest'oggi da Francesco R che dice: o hai ben chiaro come sostituirlo, se no, meglio tenerlo. Non si ripeta l'errore di un anno fa con CR7 ceduto e sostituito con Ken. Puntini, puntini, puntini. Danilo commenta: ovviamente non è necessario vendere De Ligt, ma se lui se ne vuole andare ed arrivano i soldini giusti, why not? Se rimane, meglio. Giovanni G: se De Ligt evidentemente vuole andare, sì, lo devi vendere per forza, in maniera tale da incassare una cifra consistente da investire sul sostituto. Al posto di trattenere un giocatore scontento, con il rischio di perderlo a poco prezzo o addirittura a zero tra qualche anno. Danilo, che commenti, non sei Danilo che oggi compie gli anni, mi viene da pensare, però attenzione che anche la situazione di Matthijs è continuamente in evoluzione o in involuzione. Nella notte si era sparsa la voce di un convincimento, no? Tra il giocatore di restare, l'entusiasmo dei tifosi, i nuovi compagni, i primi giorni di allenamento, la società che cercava in qualche modo anche magari di fargli prolungare il contratto abbassando la clausola rescissoria. Poi invece in giornata, today, le dichiarazioni di Hasan Salihamidžić, il DS del Bayern, che sostiene di aver avuto già due, non uno, ma due incontri con i dirigenti bianconeri e che il Bayern è in buona posizione. Quindi in sostanza par di capire che se per caso non si farà questo movimento di mercato che porta De Ligt via dalla Juve, perché non c'è l'accordo soprattutto sulla somma globale che deve incassare la Juve, perché il giocatore è già d'accordo col Bayern, diciamo la verità, il giocatore alla Juventus ha un contratto alto che però nel momento in cui si dovesse andare al rinnovo sarà un po' abbassato, mentre col Bayern Monaco ha già un accordo per andare a 5 anni con almeno 10 milioni poi più i suoi bonus. Quindi sicuramente la destinazione Bayern Monaco a De Ligt è gradita. Vedremo quelle che saranno le evoluzioni in difesa, anche perché poi la Juventus dovrà fare qualcosa non soltanto in quel reparto, ma probabilmente anche a sinistra per quanto riguarda il terzino, ricordiamocelo sempre. A proposito di squadra che però si sta per costruire e costituire, la nuova via della Juventus staccata Massimiliano Allegri 2, la vendetta, il prescelto, attenzione, perché un giovane, uno, secondo me, resta in pianta stabile, almeno uno, ma sicuramente uno resta in pianta stabile. E allora chiedo opinione anche a voi, cari ragazzi e care ragazze. Abbiamo tre figure, Fabio Miretti, 18 anni,
Nicolò Fagioli, 21 anni, e Nicolò Rovella, 20 anni. I due Nicolò si annullano e rimane Fabio Miretti. No, sto scherzando. Però il mio prescelto è Fabio Miretti. Perché? Perché comunque Fabio è il più giovane, ma nonostante la più giovane età degli altri due, è quello che nel giro neanche di una stagione, quella passata, ha messo insieme esperienza con l'Under 19 andando a giocare alla Youth League, esperienza con l'Under 23, la seconda squadra della Juve, fino ad andare ai playoff, 6 gettoni in prima squadra, chiuso in crescendo, diventando un giocatore facente parte della prima squadra e giocandosi le sue chance anche da titolare in qualche partita anche consecutiva. Quindi ha quella via già un po' tracciata. Nicolò Fagioli, che probabilmente prometteva più di lui a 18 anni, perché ricorderete che in tempi non sospetti, nella tournée americana precedente, Massimiliano Allegri disse: c'è un ragazzo con piacere vederlo giocare nelle nostre giovanili, si chiama Nicolò di nome e Fagioli di cognome. Però, nonostante sia tra l'altro forse anche tatticamente più utile in questo momento, perché lui potrebbe giocare davanti alla difesa ed è un ruolo che può anche essere scoperto, considerando che Arthur è un po' ai margini, ai lati di questo progetto juventino, nella Cremonese, per chi non l'avesse seguito da vicino, invece se qualcuno di voi ha seguito da vicino il campionato della Cremonese può scrivere ed elucidarci su quella che è stata l'annata di Nicolò Fagioli. Però sia il suo allenatore che il suo direttore sportivo a fine anno hanno detto: grande tecnica, il carattere, il giocatore è pronto, è responsabile, però dovrebbe giocare ancora un po', dovrebbe crescere ancora un po', insomma. Secondo me sono segnali di un ragazzo che magari non è stato proprio continuo, no? Dal punto di vista del rendimento, non solo tecnico, ma magari anche mentale, e avrebbe bisogno magari ancora di un annetto di apprendistato. Rovella dei tre è quello che sicuramente ha maggiore esperienza di Serie A, perché ha giocato con il Genoa in campionato, ha 42 presenze complessive, è mediano della nazionale Under 21 azzurra, quindi sicuramente sotto quell'aspetto, in teoria, parte in pole position. Però l'ultimo anno che ha fatto a Genoa, più che discontinuo, non è stato proprio convincente al massimo. Questo per quello che ho seguito io dei tre soggetti nelle loro tre squadre. Quindi il mio prescelto è Fabio Miretti. Ditemi la vostra nei commenti, like al video, iscrivetevi al canale. Attenzione che tra poco, lunedì prossimo, la prossima settimana, riparte anche la stagione delle Juventus Women, che per la maggior parte adesso non possono essere in preparazione perché sono, si spera ancora, impegnate negli europei con la nazionale azzurra. Prestazione con l'Islanda dopo 5 gol subiti dalla Francia, che sicuramente è la favorita del girone delle ragazze di coach Bertolini, 1-1, ma un gol subito a freddo e poi in rimonta grazie a una grande prova di Barbara Bonansea con l'assist per il gol del pareggio, tiene vivo il girone delle ragazze azzurre e adesso c'è Italia-Belgio. Le ragazze devono vincere e l'Islanda ovviamente non deve battere la Francia, o meglio, mettiamola così, la Francia non deve cedere a una pausa nell'ultima giornata, perché in teoria, come ha fatto con noi, la Francia dovrebbe far polpettine nelle islandesi. Vedremo. Forza ragazze, mi raccomando, andate avanti. E poi settimana prossima iniziamo a vedere anche per quanto riguarda il campionato delle Women Fantastiche, 5 scudetti consecutivi, quelli che sono stati i movimenti di mercato femminile e come si apprestano alla nuova stagione. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti per la voce, fino alla fine, forza Juventus, sempre in gol.